Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un altro episodio di Droom. Anche se avevamo detto che finiva nell'episodio 8, siamo ancora qui con l'episodio 10? Non mi ricordo. Credo che sia 10 comunque. Bene ragazzi, doveva finire tanto tempo fa avevo detto, ma le cose non stanno così, anzi, siamo anche parecchio dietro da come ho capito. Va bene. Vedete, se vi ricordate bene, perché non ricordo un cazzo nemmeno io, se vi ricordate, siamo arrivati in un punto dove abbiamo trovato questo coso qui, non so cosa sia. E avevo subito detto, non so se ve l'ho detto o l'ho pensato, che dovesse andare qui il pezzo. Noi iniziamo a metterlo, e comunque dovrebbe andare qui. Da come ho capito, secondo me dovremmo trovare le altre tre gemme, o quello che sono, cristalli, credo proprio che siano più gemme. Questo che cos'è? Uno specchio? Che cavolo è? Senza farlo apposta forse abbiamo trovato qualcosa? È una F? Non riesco a comprendere. Forse qui dobbiamo tornarci dopo. Non lo so. Andiamo a vedere qui cosa c'è. Ah, ci sono qui i cristalli. Dovremmo fare qualcosa. Sicuro. Ah, dovremmo... Ah, ho capito. In qualche modo dobbiamo passare i cristalli di qui. Ecco, lo sapevo, me l'aspettavo sta cosa. Una gemma blu. Ah, ok, avevo detto bene. Sono delle gemme. Scusatemi, ragazzi. Allora, vediamo questo dove dovrebbe andare. Qui. Ok. Se necessario posso togliere questo oggetto. Ah, posso anche eliminarlo. Aspetta, vediamo il messo all'aiuto. Forse qua abbiamo qualcosa. Quelle gemme sulla plancia sembrano utili. Ma va! Che sembrano utili. Vediamo se è uscito qualcosa. Ecco, infatti usciva qualcos'altro. Solo che probabilmente dobbiamo scoprire esattamente dove vanno. Però da come ho capito, visto che si trovava, non mi ricordo, se non mi sbaglio, si trovava qui, questo punto qui, dove ho il mouse. Quindi ci sarebbe bene qui forse. Questo qua dovrebbe andare qui. Boh, proviamo. Forse si dovrebbe per forza fare così. Vediamo se cambia qualcosa. Succede qualcosa. Eh sì, probabilmente andava questo qui, si vede. Cioè, modificato me. Ah, la mano già c'era, me lo ricordo. Ok, vediamo il messaggio. Indizio, più che altro. È impossibile raggiungere le gemme dalla parte frontale della plancia. Ah, no, scusa, era una domanda, forse. È impossibile raggiungere le gemme dalla parte frontale della plancia e dal retro. Non ho capito, però va bene, lasciamo stare. Continuiamo a raccogliere le gemme. Più che altro, iniziamo a prendere le gemme. Spostiamo questo qui. Vabbè, questo possiamo direttamente scenderlo qui. E abbiamo preso anche... Ah no, dobbiamo anche togliere questo. Che bello. Aspetta, facciamo così. Dovrebbe... Non è molto difficile, però vabbè. Ok, ci siamo riusciti. Andiamo a raccogliere l'altra pietra. Raccolta una gemma verde. Ok, grazie. Raccogliamo anche quest'altra pietra, che comunque dobbiamo prenderla. Quindi cerchiamo di fare le cose abbastanza velocemente, sperando che riusciamo a completare questa serie in questo episodio. Anche se ormai non credo più in quello che dico. Dico sempre finirà, finirà e poi non succede mai in qualsiasi serie. Quindi è meglio che non diciamo in questo episodio finiamo la serie. Diciamo, speriamo che questa serie finisca in questo episodio. Ovviamente non voglio dire che questa serie non mi piaccia o altre cose, però comunque siamo al 10° episodio. E portarla al termine è un gran passo. Ora qui c'è qualcosa. Sì, ma... Qualcosa dobbiamo fare. Non so se si toglie anche la pietra rossa, ma probabilmente no. È l'unica che deve andare qui. Infatti... Allora, secondo me, buttando a caso, il verde andrebbe lì, blu qui e il giallo qui forse. No, veramente ho detto il contrario. Però potrebbe portare fortuna sta cosa.
Forse dovrebbero andare così. Inaspettatamente ho messo le cose bene. In teoria non capisco cosa dovremmo fare. Cioè, dovrei collegare i tubi, credo. Non lo so. Aspetta, proviamo a cambiare il giallo e il verde come ho messo prima. Ora cerchiamo di... Il verde avevo detto qui, vero? Non mi ricordo ora, madonna. Quando uno si dimentica le cose è brutto. Guardando attraverso la plancia, con il buco con l'oculare, vedo un motivo che galleggia sopra le germe. Fammi leggere. Dovrei riuscire a capire dove vanno inserite esattamente. Ma dai, non l'avevo capito. La genialità del gioco. Cioè, questo l'avevo capito anche io, che dovevo in qualche modo posizionarle giusto. In modo giusto. Solo che non riesco a comprendere come. Allora, mettiamo prima il verde e cerchiamo di capire in qualche modo se si riescono a collegare. Ok, questo dovrebbe andare qui. Ok, abbiamo capito dove è il verde. Ora posizioniamo il giallo qui, cercando di vedere se va bene. Ok, il giallo. Ok, abbiamo risolto allora. Mi sa che abbiamo risolto. Sì, ho capito che è una. Doveva andare così. E infatti. Ok, l'ho collegato ora. Ora succede qualcosa, del tipo moriamo. Cosa succede adesso? Chi lo sa? Che cazzo è sto? Please, apriti. Ora spiegami cosa sarebbe sto coso. Ah, devo mandare la pallina lì. Cioè pallina, quello che cazzo sia. Quello... Sto coso. No. No. Ok. Sto mettendo un po' d'ansia questo sottofondo. Non so se voi riuscite a sentirlo, però vi dico solo che mette un po' d'ansia. Proviamo a fare una strada particolare. Non credo. Scendiamo qui, forse stiamo trovando il modo giusto da portarlo lì. Forse sì, ci siamo quasi. Ok, no, proviamo a portarlo esattamente qui, perché ho visto che prima si collegava. E infatti. Ok, vediamo cosa succede adesso. Spero che non esploda una casa. Ok, ci serve questo forse? Sì. Me lo aspettavo che ci servisse questo. Cosa sarebbe un'antenna? Ok, forse dobbiamo fare qualcosa di particolare. Niente. Vorrei comprendere, però sembra molto difficile questa parte. O almeno sembra difficile. Potrebbe essere anche una cazzata, io non me ne rendo conto. Forse questo. No, non riesco a muovere niente. Forse dobbiamo costruire qualcosa d'occhio, non lo so. Sicuramente l'enigma si basa su questa parte. Per forza, perché credo che siamo proprio al finale. O almeno dei suoni che emette il gioco, credo che sia proprio la parte finale. Sì, ma non riesco a capire cosa devo fare. Mi manda un po' in casino questa scena.
Non riesco a comprendere. C'è un pezzo di ferro, di ferro, di ferro, altro ferro. Ok, l'indizio, eccolo. Il centro del labirinto, si è illuminato, ma non capisco perché. Manco io. Non è che c'è bisogno di dirmelo tu. Ondì, ah, ecco. Che cazzo l'ha visto? Abbiamo fatto qualcosa. Non voglio morire a questa. Oddio, ora devo portare ogni volta le palline qui. Proviamo a portare anche questa pallina. Ok, allora. Aspetta, con calma. Non riesco. Ti odio. Ok, me l'ho messo in modo giusto. Questa dovrebbe collegarsi esattamente all'altro pezzo. Vediamo se riesco. Aspetta, ho visto che si collegava perfettamente con questo. Aspettate. E infatti. Ok, scendiamo quest'altra pallina. Ora si illuminerà di nuovo, sicuramente. Ok, mettiamo l'oculare. Oddio, questo dobbiamo anche girarlo. Ah, questo è il solito simbolo, probabilmente. Problema. Rimane un altro. Eccola la forma. Ok, allora dobbiamo girare in contrario. Ti odio, porco. Ok, dovrebbe essere così esattamente. Questi sono i soliti simboli che vediamo spesso. Cioè, spesso questo qui. L'altro non me lo ricordo molto. Ora cosa cazzo succede? Cosa è successo? Cosa cazzo sta succedendo? Dio, l'ansia. Partita completata. Ce l'hai fatta. Spero non sia stato troppo difficile. Ci saranno prove più ardue in futuro. Hai compiuto il primo passo di un lungo viaggio. Non c'è motivo di nasconderti. La verità sulla tua situazione, non puoi tornare indietro. Nessuno di noi può. Ora sei in trappola come me. Avanza con il cuore, amico mio. Ci sono molte altre stanze davanti a te. Bene, ragazzi. Abbiamo finito questa serie. È la mia prima serie che comunque completo. E quelle parole sono state veramente fantastiche. Voglio lasciare comunque una mia opinione per questo gioco. Posso dirvi che mi è piaciuto veramente tanto. E sicuramente è uno dei giochi che merita un po', almeno sul mondo degli enigmi. Mi è piaciuto veramente tanto e mi ha preso parecchio in questa serie. Da come ho capito dovrebbe esserci The Room 2, non lo so se è già uscito o uscirà in futuro. Però se qualcuno sappia se è uscito o no, me lo faccia sapere. Del tipo, perché comunque lo comprerò assolutamente il secondo, il continuo di questo gioco. Ne sono veramente felice comunque di continuarlo. A parte perché credo che molti di voi vorranno vedere il continuo. E non mi aspettavo sinceramente questo finale, mi ha messo comunque i brividi addosso. È veramente fatto bene questo gioco e merita tanto. O almeno questa è la mia opinione. Va bene ragazzi, l'episodio finisce qui, anche la serie è conclusa. Vi ringrazio che mi supportate ogni giorno e avete seguito questa serie con me. Abbiamo concluso comunque una prima serie insieme e sono veramente soddisfatto di tutto ciò. Grazie comunque a voi. E grazie al creatore di questo gioco. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima serie o un altro episodio di un videogioco.